Bentornato negli studi Tempo Radio a Benur Tondini, che è capogruppo del gruppo civico Con Benur per Cavriana, imprenditore in piena attività, è stato sindaco di Cavriana, adesso è diventato anche consigliere federale nazionale, 40esima sì. Associazione elettiva, assemblea elettiva. Sì, quindi intanto un buongiorno a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere essere qua con voi. Guardano la telecamera perché ultimamente sì, sì. Vi faccio vedere questo bel attrezzo. È il tamburello che mi è stato donato sabato dopo l'elezione, con tutte le firme dei nuovi consiglieri del presidente nazionale. Sì, sabato c'è stata a Milano la 40esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Pallatamburello e il sottoscritto è stato eletto quale consigliere quota società. Quindi la prima cosa che vorrei fare oggi è comunque ringraziare chi mi ha sostenuto, quindi il comitato provinciale di Mantova nella persona di Giancarlo Rizzi, tutti i presidenti di società mantovane tamburellistiche, tutti gli atleti delegati e tutti i direttori tecnici delegati per aver appoggiato la lista Edoardo Facchetti, che era il presidente uscente, che è stato comunque riconfermato alla guida per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024. Quindi grande soddisfazione, diciamo una giornata molto molto emozionante, perché sì, c'erano 16 candidati in lista, ne sono stati eletti naturalmente 6 più le quote, più la quota rosa Alessandra De Vincenzi. Io sono risultato il quarto eletto e ho rivisto in quell'occasione tantissime persone, perché io faccio parte del tamburello cavianese da più di 40 anni, quindi ho rivisto tantissimi presidenti, tantissime persone nel mondo del tamburello, e quindi posso dire che ho avuto un attestato di stima del lavoro fatto negli ultimi 40 anni da parte della mia persona, prima come segretario quando avevo 20 anni e poi per 15 anni presidente della società tamburistica cavrianese. Quindi credo che alla fine, come si dice sempre, chi semina bene poi raccoglie molto bene, quindi molto grazie bene. Veramente a tutti, sarà un impegno importante, perché il progetto che abbiamo come gruppo di lavoro è proprio dare tradizione al futuro, è traghettare lo sport del tamburello verso il futuro. Quindi se oggi mi permettete vi racconto un po' sì, sì. Qual è il futuro del tamburello, quali sono le declinazioni, come si è svolta l'assemblea, e poi come sempre sono qua a vostra disposizione alle domande che qualsiasi radioascoltatore volesse farmi, pronto a rispondere. Certo, allora dai. Quindi l'assemblea ogni 4 anni si svolge un'assemblea elettiva, c'erano 125 società in Italia dove si pratica lo sport tamburello. Lo sport pallatamburello fa parte della famiglia della FIT, Federazione Italiana Tennis. Nell'occasione proprio dell'assemblea, tra gli ospiti relatori c'era anche il presidente nazionale Binaghi, il presidente dell'associazione Bigliardi, che era il presidente dell'assemblea Mancino, e vi posso dire che Binaghi ha raccontato quanto ha stravolto il tennis negli ultimi 10 anni grazie alle figure del mondo femminile, quindi alla Schiavone, alla Vinci, a tutte le atlete che hanno fatto la differenza a livello internazionale, e questo è stato un grande spunto per rivoluzionare il mondo del tennis. Tenete presente che le ATP Finals quest'anno saranno a Torino, quindi è riuscito a portare un torneo di grandissima portata a livello mondiale in quel di Torino, quindi bravo, bravo Binaghi, mi sono complimentato con lui, e tra le righe del suo discorso ha detto un termine fortissimo: dobbiamo polverizzare il dato del 2020, che ha visto calare il numero degli iscritti per colpa del Covid, ma noi non guardiamo questo, vogliamo polverizzarlo per tornare ai numeri importanti del 2019, e credo che questo sia proprio un segnale molto positivo, vedere proprio il bicchiere mezzo pieno in una direzione di grande propositività. Quindi io ho colto questo messaggio, ho chiesto ai presidenti di tutte le associazioni italiane, perché lo sport del pallatamburello è in tutta Italia e ha 4 declinazioni. Si gioca Open, che è proprio la tradizione classica, i 5 giocatori all'aperto. Poi c'è l'indoor, che si gioca in palestra e si gioca in 3 per parte. Poi c'è il Tam Beach,
che è lo sport che si pratica sulla sabbia nelle spiagge, che è un movimento molto molto importante anche questo. E poi c'è la pallamuro, che è un altro di quegli sport di grande tradizione, che è tipicamente legato al Piemonte. Pensate tipo lo squash, sì, più che squash c'è solo una parte, un muro laterale dove la palla può essere fatta rimbalzare, dove gli atleti comunque lo usano come sponda, ed è tipicamente piemontese, perché tutti i paesi del Piemonte hanno la rocca, il castello dove c'è il grande muro, e sotto le cinta murarie c'è sempre fatto un campo di palla, c'è tamburello. Un gioco simile, la pelota brasiliana. Perfetto, perfetto, c'è qualche riferimento alla pelota, questo è incredibile. Poi naturalmente c'è la palla muro fiorentina, dico, però sì, diciamo oggi le quattro declinazioni più importanti sono queste, quindi e le società sono tante, ci sono dei movimenti. Ho visto in questo contesto dell'assemblea dei ragazzi di Roma che hanno fondato una società perché hanno avuto lo stimolo del tamburello quando hanno fatto il percorso formativo alla scuola elementare, alla quinta elementare, e quindi oggi hanno proposto la loro società, fanno indoor, hanno fatto le finali a Trento settimana scorsa e hanno battuto anche la società mantovana, quindi vuol dire che è un movimento che sta crescendo, ma ha bisogno di comunque di stare al passo, perché il tennis avete visto che sta esplodendo con il paddle, quindi anche qua una nuova disciplina che è esplosa in mano al mondo della Federazione Italiana Tennis, e che comunque può essere declinata anche verso il tamburello, quindi un campo ridotto, due persone, si gioca la palla con il rimbalzo del vetro, una rete centrale, quindi tutte le discipline che mettono in atto le capacità, fanno vedere le capacità atletiche delle persone, degli atleti che ci giocano. Quindi direi che è stata una bella soddisfazione comunque ritorno a essere eletto e far parte di questo gruppo di lavoro, soprattutto anche perché siamo collegati al CONI, si è collegato in diretta con noi il presidente Malagò, ci ha fatto gli auguri di buon inizio e ci aspetterà nel prossimo Consiglio federale a Roma per condividere con noi i programmi, quindi diciamo che il collegamento col CONI, con le federazioni importanti è giusto mantenerle e creare sempre dei rapporti sempre più solidi, perché il tamburello ha bisogno di questo passaggio. Guarda, quindi qual è il futuro, le voglio chiedere, perché per esempio a me piace, lei mi ha prima citato il quadriennio olimpico, no? Ecco, le Olimpiadi io le adoro, per esempio, perché ti fanno vedere degli sport che purtroppo vedi una volta ogni 4 anni soltanto, cioè magari sono sport stupendi. Abbiamo i mondiali di sci in corso pure in Italia, però io questa mattina, come qualsiasi comune mortale, ho acceso, mi sono guardato le prime edizioni del telegiornale, mi sono pippato tutti i gol di calcio e non ho sentito niente, per esempio, dei mondiali di sci. Sì, ha sentito, non ha sentito. Non di ce sci, l'ho col calcio, però troppo, cioè un monopolio. Questa è una bellissima osservazione. Non ha sentito nulla su Luna Rossa. Che si è qualificata tra l'altro. Luna Rossa l'ho portata come esempio durante questi 4 mesi di attività che abbiamo fatto come campagna elettorale, perché durante, prima di arrivare alla elezione, naturalmente il gruppo di Edoardo Facchetti, presidente uscente, ha fatto call conference con tutti i comitati, con tutte le società italiane divise per zona, e io ho sempre raccontato di quanto sia importante la squadra, il gruppo, quindi che chi ha votato sabato avrebbe dovuto votare il gruppo di Edoardo Facchetti, perché è un gruppo che ha lavorato coeso, e quindi l'esempio era, pensate a Luna Rossa, ha perso la prima fase della Prada Cup, ma dopo in semifinale ha completamente massacrato gli americani con un netto 6-0, quindi 4-0 aveva già vinto, quindi vuol dire che il gruppo è fondamentale. Per di più, sabato e domenica ci sono svolte proprio le finali per la Prada Cup, perché chi vincerà tra Italia e l'Inghilterra andrà a sfidare la Coppa New Zealand, Coppa America, e abbiamo fatto 2-0 sabato e 2-0 anche domenica. Però, come diceva lei, se non ti vai a ricercare la notizia su internet o te la vai a cercare sui canali, non ne hanno parlato pochissimo, quindi ed è una
ed è anche qua una rivoluzione nel mondo della vela, perché se avete visto le navi volano, le imbarcazioni volano, esatto, sull'acqua. Che poi tra l'altro quando c'era il Moro di Venezia, per esempio, c'erano gli italiani che seguivano in milioni il Moro, quindi a dimostrazione che piacciono gli altri sport, però niente. Sì, beh, naturalmente tutto è legato meno al business, cosa volete, il calcio, ci sono interessi miliardari, c'è un movimento attorno di interessi di filiera importanti, quindi è il primo sport sempre citato. Tu andavi a far benzina e sentivi parlare di Jenaker anziché Spinnaker, eccetera. Sì. Allora fermiamoci un attimino con Benur Tondini, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Siamo sempre in compagnia di Benur Tondini, capogruppo del gruppo civico Con Benur per Cavriana, ma è appunto eletto consigliere appunto per quanto riguarda la federazione, giusto? Sì, siamo proprio in tamburello. Federazione nazionale, quindi consigliere federale al CONI, presso il CONI di Roma. Io posso così un po' raccontare, perché ho avuto questo attestato di stima nonostante io sia fuori dal mondo del tamburello da qualche anno, perché mi sono dimesso da presidente della società tamburalistica nel momento in cui sono stato eletto sindaco, per evitare il conflitto di interessi. Certo. Però il tamburello mi accompagna da sempre. Tenete presente che mio padre era fondatore della società tamburistica cavrianese con la Bober Gomma ai tempi, io avevo 6 anni, lo seguivo nelle trasferte, quindi da lì ho cominciato, mi ha dato la passione per il tamburello. E dopo di che a 20 anni mi ha chiesto di entrare a far parte della società, e sono entrato come segretario. Per 20 anni ho fatto il segretario, poi per quasi 20 anni ho fatto il presidente, quindi abbiamo un po' rivoluzionato. Certo. Racconto questo aneddoto: nel 2007 Cavriana per la prima volta nella sua storia ha organizzato le finali di Coppa Italia Cavriana, e io con il mio consiglio d'amministrazione della Cavriana Tamburello, con un gruppo di volontari, abbiamo rifatto completamente lo sferisterio che vedete oggi, dagli spogliatoi alle gradinate, a tutto quello che è la bellezza dello sferisterio, con pochissime risorse, ma fatto tutto dal volontariato. Quindi avevo la società che ci ha regalato l'impianto idraulico, chi ci ha regalato l'impianto elettrico, chi ci ha regalato i pali, chi il calcestruzzo, e insieme al comune di allora, con un contributo di Regione Lombardia, mi sembra di 15.000 euro, siamo riusciti comunque a fare tutto gratuitamente, e abbiamo lasciato la comunità uno sferisterio oggi bellissimo che vale più di 150.000 euro. E la cosa bella è che il bello chiama bello, e proprio in questi giorni la società cavrianese, guidata da mio fratello, che quindi da allora ha preso in mano, è stato eletto presidente della società, continua a portare migliorie. Quindi se venite sul campo ci sono le panchine per le squadre, con tanto di energia elettrica per attaccare i cellulari o per l'USB o l'acqua direttamente nelle panchine, con tanto di copertura, sia questo per l'arbitro. In questi giorni qua hanno rivoluzionato, hanno fatto la camminatoia intorno al campo, la caditoia con tutto il ghiaietto bianco, lo sferisterio sempre sempre bello e sempre in ordine. E poi la grande forza, e qui devo spezzare una lancia a favore della Cavrianese, la forza di continuare a fare investire nei giovani. La Cavrianese Tamburello è la società italiana più importante per l'iscrizione nelle squadre giovanili, le iscrive tutte, sia nell'indoor che nell'open, tutti gli anni. Anche quest'anno più abbiamo le femminili, abbiamo una serie A femminile, una serie B femminile, di cui sono io il direttore tecnico, che sono le ragazzine di 15 anni, poi ci sono le allieve, ci sono le giovanissime, e così anche per l'indoor e così per il settore maschile. Quindi è una società che è forte nella promozione. E per ricollegarmi ai giovani, uno dei punti cardini del programma di questo quadriennio olimpico è proprio lavorare sui giovani con la Federazione Italiana Tennis, perché c'è un progetto che si chiama Racchette in Classe, che è un progetto sponsorizzato anche dalla Ferrero con la Kinder, che quindi dà delle risorse importanti per portare nelle scuole elementari terza, quarta, quinta dei progetti molto importanti. Quindi io durante la presentazione, perché sabato durante la presentazione dei candidati, mi sono rivolto ai presidenti di tutte le società nazionali chiedendo uno sforzo, perché una federazione è forte solo se la base è forte, se la base è solida. Quindi la differenza la fa il territorio, la fanno i presidenti sul territorio, e quindi ho chiesto a tutti di investire, di mettere a budget ogni anno nel proprio bilancio della società tamburellistica
una quota dedicata ai giovani, allo sviluppo dei giovani, che non vuol dire solo investire in attrezzature o investire in materiale sportivo, ma investire anche nelle persone che seguono i giovani, quindi nei corsi, nei preparatori atletici, nei direttori tecnici, quindi dare un rimborso spese, perché va bene la gratuità, va bene tutto quello che si vuol fare, ma certo uno che si dedica cuore, anima al tamburello non può neanche metterci delle risorse personali di benzina, certo, o di quant'altro, quindi perlomeno un rimborso spese che vada a gratificare chi si impegna a fare questo tipo di attività. E credo che se questo prenderà piede, la rivoluzione inizierà velocemente. E certo, quindi è fondamentale il lavoro che fanno i presidenti, gli appassionati sul territorio. Allora, vorrei leggere un messaggio. Le chiedono se lei è capace. Mi scusi se mi scappa. Lei è capace di giocare al tamburello? Beh, io ho sempre giocato, sin ragazzino. Poi negli anni 90 abbiamo vinto il campionato provinciale di Serie D, Serie C. Abbiamo fatto 2 anni di Serie B. Nel 2001-2002 con un gruppo di amici proprio siamo partiti dalla Serie D per arrivare alla, pur essendo presidente ho giocato anche, anzi mi ricordo perché in quel frangente avevo chiesto una deroga allo statuto perché i consiglieri non potevano svolgere attività oltre la Serie C e quindi mi era stato concesso di giocare anche Serie B sempre gratuitamente perché essendo un presidente non ho avuto neanche rimborso spese, però quello è stato proprio una grandissima esperienza perché con un gruppo di giovani abbiamo comunque cavalcato la classifica, sempre a mezza classifica, girando l'Italia in Serie B. Comunque so giocare a tamburello, gioco ancora adesso con le ragazzine, assolutamente. Poi ancora Benur, sei grandioso come imprenditore e anche come sportivo, bravo, scrivono. Grazie mille. Poi sto cercando quelle delle, ci sono diverse di politica, per cui sto cercando rispondiamo anche alla parte politica, sono sempre Benur Tondini del gruppo civico con Benur per Cavaliana, esatto. Assolutamente. Tondini, il tamburello non è sport di contatto, si gioca allora, appunto, domanda? Allora, questa è una bellissima domanda. Non è uno sport di contatto, l'abbiamo tolto dagli sport di contatto, però c'è un problema importantissimo che è la gestione dell'eventuale positività di un atleta. Pensate questa cosa, che durante i campionati partiranno regolarmente in aprile tutti, A, B, C tutti. Però mettete il caso che un giocatore sia positivo e la squadra vada in quarantena, quindi la quarantena dura circa 2 settimane, vuol dire che le 2 partite che si devono svolgere queste 2 settimane devono essere poi spostate. Tutto questo coinvolge non solo la squadra che ha avuto il problema, ma coinvolge anche le altre squadre che comunque non riescono a fare punti in classifica. Ma se succedono più casi, bisogna capire quali sono i tempi di recupero, come si possa recuperare, perché si potrebbero sfalsare tutte poi le altre manifestazioni, le finali di Coppa Italia, le finali di Coppa Europa, perché se non finiscono i campionati non si riesce poi a finire la regular season. Quindi stiamo aspettando una risposta dalla federazione, dal CONI, proprio per capire come gestire un eventuale problema. Avete visto il caso Juventus-Napoli, quindi non mi presento... partita persa, poi fanno ricorso, cioè bisogna evitare tutto questo traffico, perché se chi avrà accesso alle finali di Coppa Italia è la prima e la seconda del campionato e la terza e la quarta nel giro di ritorno, se i campionati non sono ultimati o ci sono delle partite in sospeso, esatto, vuol dire che la classifica non è regolare, quindi c'è tutto un lavoro e diciamo che il Covid, questa modalità di pandemia sta comunque condizionando fortemente l'attività. Non ci sarà per adesso l'accesso al pubblico, se giocherà i campionati partiranno regolarmente, ma non ci sarà accesso al pubblico assolutamente per adesso. Poi tamburello, Castiglione non c'è più, non sento niente. No, c'è a Castiglione c'è ancora il tamburello, qui vorrei ricordare la figura di Cesso che ha lavorato per tanti anni, è venuto a mancare un paio d'anni fa, è una persona che ha dato l'anima per il tamburello, quindi... un ricordo anche di Celso, però il tamburello Castiglione del Stiviere c'è. Poi ancora, invece Cavriana e Castellaro sono forti, dice un altro messaggio. Porti il tamburello a livelli mondiali, anche quello femminile. Beh, è allenatore femminile. Il femminile vi posso garantire che in questi ultimi anni è esploso in maniera forte, anzi si è evoluto e si è alzata comunque la qualità delle giocatrici e molte società, tantissime, pensate Cavriana, Ceresara, Cereta, hanno squadre femminili che fanno sia indoor che open, quindi diciamo che è un movimento tamburello che sta crescendo tantissimo. Bene, questa è un'ottima cosa obiettivamente. Poi gli altri messaggi sono legati alla politica fondamentalmente. Siamo qua. Ho visto che non parla più di politica, però bisogna che dica qualcosa sul lavoro della sua amministrazione che mi sembra molto spento, dice Ludovico.
Io ho la stessa impressione di avere a che fare con un'amministrazione spenta. Sono passati 7 anni dall'amministrazione Cauzzi e fate un conto anche solo per quanto riguarda la fede di San Biagio, se non si fa tutto morto e passata così nell'inosservanza totale, comunque qualcosa per richiamare, per tenere vivo comunque il momento si poteva fare. Certo. Non è mia intenzione fare critiche o strumentalizzazioni, però giustamente se i cavrianesi hanno fatto questa scelta per 2 volte di fila, oggi si devono assorbirsi questa amministrazione, e se vogliono fare qualcosa di diverso, che si mettano comunque in gioco, cominciano a scrivere, cominciano a raggrupparsi per far sentire la propria voce. Questo è un po', però effettivamente è un'amministrazione un po' sottotono. Certo. Ieri siamo stati a volta a Mantovana a fare una passeggiata, ho visto che hanno fatto 2 strutture coperte per il centro sportivo, hanno rivoluzionato la viabilità, hanno fatto il bike park, hanno messo a posto le ciclabili, c'era una montagna di gente che camminava rispettando le misure di sicurezza, mascherine, però c'è del movimento. E Cavriana è morta perché se tu non dai un qualcosa, non potrai avere niente di ritorno. Certo. Faccio un esempio: abbiamo la banda musicale a Cavriana e senz'altro qualcheduno andrà ancora al conservatorio, qualcheduno, ma se tu non avessi la banda musicale, magari no, al ragazzino non viene voglia di frequentarla o di fare un'attività. Se hai il tamburello, vengono a giocare a tamburello, ma a Cavriana non c'è un campo da tennis. E qua torno: sono 7 anni che c'è l'amministrazione Cauzzi e il centro sportivo non è ancora iniziato. Sono passati 7 anni, hanno fatto saltare il progetto di Palazzetto dello Sport a casa di Beniamino. E oggi non c'è una struttura coperta dopo 7 anni a Cavriana. Quindi 7 anni di amministrazione Cauzzi, no, un giorno, 7 anni. Altro messaggio, Benur, ho sentito che Draghi vuole un nuovo kickdown, sarà lockdown totale come no, è un'ipotesi, è sbagliata questa informazione, contento? No, sicuramente no. Tonini, fai pace con la Lega e alleati e torna sindaco, dice un altro messaggio. Assolutamente, per adesso la carica di sindaco è fuori da qualsiasi mia programma futuro. Oggi c'è il tamburello e ci sono altri impegni. Poi, Tonini, cosa ne pensi di questo governo con Draghi? Punto di domanda. Io ne penso in maniera positiva e penso che sia una persona che abbia una autorevolezza incredibile, perché sapete che il titolo dà l'autorità, ma l'autorevolezza è nella persona. Draghi è una persona molto autorevole, avete visto che nel messaggio che ha detto, cari ministri, pochi messaggi, ma comunichiamo con i fatti, e credo che sia un messaggio forte, uno che vuole fare la differenza, che sa che il recovery fund sono 210 miliardi di euro, di cui il 15% arriverà immediatamente, ma il resto arriva solo a fronte di progetti. Poi, Tondini grande, sono contento che sei stato eletto in federazione, le leggo gli messaggi che avanzano. Intanto Cortina si fa e lo guardano in tutto il mondo. Poi, ancora, perdoni Tondini, ma lei al posto di Draghi darebbe un ministero a Renzi sapendo al 100% che le farà cadere il governo? Punto di domanda, va bene, dopo Il faccio la ministero risposta. Renzi non gliel'hanno mica dato, E quindi per già cui, siamo già a infatti. posto. Poi, scusi Tondini, lei il MES lo prenderebbe? Si fida di una banca del Lussemburgo con Germania principale azionista? Punto di domanda. Ma il MES è già perso, il MES è già andato. Oggi c'è il recovery fund. Il MES, perdonatemi, siamo già in ritardo. Per recuperare quelle risorse abbiamo emesso titoli e BOT CCT, ma non, oggi l'obiettivo è il recovery fund, perché ci sono dei 200, lo ricordo perché ho fatto una call invitato con Patuanelli, con Cottarelli venerdì scorso. Tra gli imprenditori ero invitato e ha fatto una chiarezza molto, molto specifica. 210 miliardi, di cui 85 saranno a fondo perduto per gli italiani, ma il resto è un prestito che viene fatto comunque a un tasso agevolato. Sì, Il basta. 15% verrà dato immediatamente, sia del fondo perduto che delle altre risorse, ma l'altro 85%, cari ascoltatori, verrà dato all'Italia a fronte di progetti e di cose ben delineate che arrivano in fondo, se no i soldi non li vediamo, proprio non li vediamo. Quindi credo che Draghi sia la persona giusta per dare delle linee forti. Io non voglio entrare nella politica Lega 5 Stelle. Oggi tutti devono, testa bassa, mirare all'obiettivo e arrivare in fondo per dare una svolta e far ripartire l'Italia in maniera forte.
Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il consigliere della Federazione Tamburello. Io ringrazio sempre Tondini. Voi per l'ospitalità. Ovviamente capogruppo del gruppo civico con Benur per Cavriana. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.